Sicuramente qualcosa verrà fatto, qualcosa ti verrà intitolato, un settore dello Stato, una piazza, un monumento, ma questo servirà di più a chi verrà al mondo a Foggia dal 2013 in poi. Noi siamo stati tuoi contemporanei, io ti ho visto giocare, io ti ho visto segnare, io ho visto la polvere della linea di porta che si alzava, la linea tracciata col gesso, quando i tuoi rasoterra, che erano dei proiettili, entravano. Tu hai portato il Foggia in Serie A per la prima volta. Devo ringraziare il padrone di casa, devo ringraziare Dio che mi ha dato un centravanti così. Devo ringraziare te, Vittorio, perché io e i miei coetanei abbiamo avuto un'infanzia felice per te, per le tue reti. Nessuno negherà mai il ruolo di alfiere a Gianni Pirazzini con le sue 364 partite. Tu ne hai fatte 257, quindi prima di te ci sono anche Rinaldi e Cotta, ma tu sei il re dei cannonieri. E quindi dicevo, lo stesso Pirazzini ha costruito tutto sulle tue fondamenta, perché Pirazzini è arrivato a Foggia con Foggia appena retrocesso dall'alto, ma tu l'hai portato in alto, e prima di portarlo in alto l'hai portato due volte in B, e l'hai salvato in B la prima volta, salvezza, quinto posto voglio ben dire, salvezza, il capo cannoniere, 24 reti, e in Serie A l'hai salvato due volte. E poi in Serie B, dopo la prima retrocessione da là, quarti in classifica, per un punto non salì. E poi ancora l'anno successivo, terzo, in Coppa Italia, quando ti si diceva, lo sai che se vinci vai a giocare con Manchester City, Devil City, perché la qualificazione era la Coppa delle Coppe, allora perdemmo la finale con la Roma in un girone a quattro. Caro Vittorio, tu hai fatto tanto per questa città, tu hai cambiato la storia calcistica di questa città, perché gli allenatori moderni possono arzigogolare qualunque tattica, la diagonale, le fasce, se non si fa gol non si vince, e tu di gol ne hai fatti tanti.
ne hai fatti tanti, è stato un decennio davvero fantastico il tuo. Il tuo carattere, la tua semplicità, non sei stato geloso di nessuno, ma persino quando Maestrelli schierava Nuti al tuo posto avevi capito che la tua parabola stava finendo. Ma quando è arrivato Gambino, che l'ho visto qui in chiesa, era il centravanti della Serenità, tu sei rimasto a fare il centravanti del Foggia. Gambino ha fatto la mezzala e ha giocato per te con Oltramari, con Lazzotti, con Patini, ti hanno aiutato tutti. E tu li cambiavi, ovviamente, li cambiavi, perché poi il premio partita lo vincevano tutti, grazie alle tue reti. Non hai mai fatto polemiche con nessuno, persino con Trasferini hai condiviso il ruolo di doppio centravanti, in una sorta di 4-4-2, no? Con Lazzotti e Maioli di lato e Micheli e Gambino, che tornò titolare appunto l'ultimo anno di Serie A. E poi anche quella specie di tridente, no? con il Foggia di Montanari, con Oltramari, Nocera e Lollo, oppure quando c'era Trasferini tu ti sacrificavi all'ala e giocavi e davi il tuo contributo. 257 partite di campionato e 14 partite di Coppa Italia e 9 reti in Coppa Italia. Ecco, te le dico prima perché dici ma quelle di Coppa Italia non le nomini mai, 9 reti in Coppa Italia, comprese quelle nel supplementare, nel turno eliminatorio a Bari, quindi figurati per noi vincere. E poi queste 102 reti di campionato, compresa la doppietta lì. A proposito di doppiette, tu sei il re dei cannonieri e oggi sei nel regno dei cieli. Il destino ha voluto che tu entrassi nel regno dei cieli al capodanno liturgico, perché siamo nella settimana che va da Cristo Re alla prima domenica d'Avvento. E tu sei nel regno dei cieli, di sicuro. E di sicuro avete trovato uno che al secolo si chiamava Francesco Forgione, ma che è San Pio da Pietralcina. Era un tuo tifoso e tu eri un suo devoto, perché fra grandi vi capite. Lui è la sua santità e tu con le tue reti. Grande vittoria. E quindi, scusate, siamo indietro. Siamo in chiesa, prima del Concilio Vaticano II ve lo sognavate di apporre in chiesa. E quindi hai segnato anche in nazionale. Sei stato il primo doppiettista del Foggia, 13 doppiette. Giglio ne ha fatta ancora una, speriamo che le faccia. Per le triplette invece, Marco Neschi, che ti segue nella classifica delle doppiette e dei gol fatti, è lui avanti a te. Ma tu ne hai segnate ben 3 di triplette, come Baiano e come Montanari. Una tripletta all'Udinese di Zotto. Il Foggia vinse Udine 7-2 il 28 ottobre del 66. Hai fatto tanto con questa. Noi ora siamo in Serie D, quindi non si pone neanche il problema, ritiriamo la maglia. Io sono contrario al ritiro delle maglie. Deve continuare Agnelli a giocare con la 4, anche se ha un ruolo diverso, ma deve portare la maglia di Pirazzini. Il grande Giglio deve continuare con il numero 9 e deve capire la responsabilità di quel numero 9 sulle spalle. Non bisogna tirare le maglie, bisogna far sì che, anzi io prego il Signore che mi arrivi qualcuno che segni più di te, che arrivi a 150 reti. Ora fare reti, il gioco del calcio, molti lo fanno, ma pochi hanno un comportamento come il tuo, mai espulso, ma un comportamento retto e corretto, marito esemplare, padre esemplare, educatore di giovani, anche una presenza come allenatore. Quando fu congelato Giorgis per una settimana, tu guidasti da allenatore in prima il Foggia alla vittoria con Campania 3-2, l'ultima d'andata dell'84-85. Tante altre volte hai fatto il secondo, compreso a Fogli, che Fogli mi dà ottava. Io gli ho dato il pallone per segnare il 4-1 al Galles. Tu sei stato il secondo giocatore della storia del Foggia a vestire la maglia nazionale per un'ora, perché un'ora prima era già entrato in campo Micelli, che giocò tutta la partita. Tu avevi il numero 18, sostituisti Orlando, e alla rete del Foggia, della nazionale, chiedo scusa, io mi ritrovai con la mia testolina tra le braccia di un lampadario, perché mio padre urlando mi sollevò a segno della fede. E allora Vittorio, siamo ai saluti finali. Io credo che Rissù qualcuno ti ha voluto per giocare, perché adesso nominerò alcuni tuoi compagni in una formazione che non ha mai giocato assieme, ma con tutta gente che ha giocato con te, che tu conosci benissimo. Posso pensare che in cielo si giocherà sotterra, stanno già in cielo, non hanno bisogno di alzare la palla, e quindi non erano contenti più di Trasferini, e da qualche mese avevano cominciato a pensare a te, e tu che lottavi perché volevi stare ancora con le tue figlie in altro continuo. E allora l'allenatore pugliese, il presidente Rosarosa, e questa formazione così degli ex del Foggia, Biondani, Bertuolo e Baladè, Ghedini, Rinaldi e Michele,
Favalli primo, Lazzotti, Nocera, Santo Padre e Saltutti. Sono tutti che ti hanno preceduto e che in epoche diverse hanno giocato con te. È una formazione mica male per l'FCP, che altro non è che l'acronimo Federazione Calcistica Paradiso. Ciao Vittorio. Ecco, continuiamo la celebrazione.